Caffè e Genoma, espresso, lungo, macchiato, freddo, caldo, senza schiuma, senza caffeina. Il caffè non è solo questione di gusto, ma di genetica. All'Harvard University hanno scoperto 6 nuove varianti genetiche che potrebbero aiutare a capire perché la caffeina ha effetto sulle persone in modi tanto diversi. Lo studio ha previsto l'analisi dell'intero genoma di oltre 120.000 persone, tutti consumatori abituali di caffè. A seconda di quanto è scritto nel nostro genoma, potremmo avere una fisiologica necessità di caffeina o potremmo anche farne serenamente a meno. Si spiegherebbe anche perché alcuni sentono gli effetti del caffè più intensamente di altri. Ma il caffè fa bene o fa male? Gli studi finora hanno dimostrato che caffè e caffeina hanno effetti sia benefici sia negativi sulla nostra salute. Grazie a questo studio, però, potremmo identificare chi dovrebbe diminuire, aumentare o modificare il consumo di caffè.